Cari colleghe, un caro saluto a tutti. Da oggi desidero dare inizio a un nuovo percorso di comunicazione che vede l'utilizzo di qualche breve video per potervi aggiornare su quelle che sono le principali attività della federazione, le novità normative che possono avere un impatto sulla nostra operatività quotidiana. In particolare oggi ci tengo ad aggiornarvi su due attività, su due novità. La prima riguarda un incontro che si è tenuto qui presso la sede nazionale FIAIPA con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del sottosegretario onorevole Savino, alla quale abbiamo attenzionato due tematiche che sono state oggetto di nostri due emendamenti. La prima riguarda l'accesso online alle planimetrie catastali. Sapete che l'anno scorso è entrata in vigore una legge su proposta della nostra federazione che consente la possibilità per noi agenti immobiliari di poter consultare e stampare le planimetrie catastali direttamente. Purtroppo però non è mai stata applicata fondamentalmente perché l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto entro il 1º marzo dell'anno scorso attivare il servizio. Quindi abbiamo attenzionato al sottosegretario questa problematica chiedendo il rispetto della legge. E dopo 3 giorni dal nostro incontro, gli uffici del Ministero dell'Economia e Finanze ci hanno contattato e ci hanno comunicato che entro il mese di aprile sarà attivato questo servizio. Rimarrà lo scambio via mail tramite PEC solo per chi è privo dello SPID digitale. L'altra tematica che abbiamo attenzionato riguarda l'emendamento relativo alla sostituzione in atto notarile del compenso provvigionale con il numero della fattura. E sapete che in sede di legge di bilancio avevamo proposto nuovamente questo emendamento, ma il Ministero dell'Economia e Finanze l'ha bocciato attraverso appunto un parere sfavorevole. Quindi abbiamo chiesto le ragioni, le motivazioni contenute in questo parere proprio per poter riformulare l'emendamento con le dovute rassicurazioni tecniche al fine di un suo recepimento nel prossimo provvedimento. L'altra novità riguarda il decreto bonus fiscali edilizi che avrete visto, è stato varato, è stato approvato giovedì scorso dal governo, è entrato in vigore il giorno successivo, quindi il 17 febbraio, e sostanzialmente prevede l'eliminazione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti fiscali per tutti i bonus edilizi e per il superbonus. La nostra posizione è stata molto chiara, noi comprendiamo quelle che sono le ragioni alla base di questo provvedimento, perché bisogna certamente mettere in sicurezza i conti pubblici, è una priorità, ma secondo noi la modalità è stata errata e da correggere fondamentalmente, quindi con spirito propositivo abbiamo attenzionato ieri al governo e a tutte le forze parlamentari un documento politico dove abbiamo proposto fondamentalmente una gradualità in 3 anni dell'inserimento di questa misura. L'approccio è sempre quello di natura propositiva, costruttiva, che caratterizza da sempre l'operato della nostra federazione e quindi questo continuerà ad essere. Un caro saluto a tutti e buon lavoro.